Salve cari amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enciana. Beh, ascoltando di nuovo il telegiornale non ascolto nulla di grande rilievo. Il vostro capitan Sant'Enciana resta allibito per come spicchi la postura internazionale dell'Italia. A spicchi è ridotta, appunto, come se fosse una mandarina, ma soprattutto a mozziconi. Infatti, da 2 mesi che è scoppiato di nuovo un conflitto fra israeliani e palestinesi, il Papa almeno ha provato a fare da mediatore. Adesso più che mai potrà mediare la pace in piena guerra, ma i politici italiani neanche ci hanno provato a fare quello. Infatti, se il Papa ha voluto provare a portare la pace ed è scoppiata la guerra, pensa che sarebbe successo se a voler mediare per la pace fossero stati tutti i nostri emeriti politici. Altro che dopo 2 mesi scoppiava la guerra, scoppiava nel passato, 2 mesi prima della loro negoziazione. Forse diciamo che a quest'ora ci sarebbero stati più risultati se mediavano politici italiani, perché a quest'ora forse si sarebbero riusciti a sterminare tutti e quindi non ci sarebbe più stato conflitto. Facevano prima a uccidersi tutti dall'una e dall'altra parte. Perché appunto se intervengono i politici italiani chissà che succede. Però ecco che tragedia. Il nostro paese non dice né bu, né ma, né ni, niente. D'altra parte non dicono quasi niente pure per l'Italia che vanno a farlo per l'estero. Meno male che non si sono arrogati la sconfitta nei mondiali, perché sarebbero stati pure capaci di arrogarsi la sconfitta nei mondiali. Non hanno potuto arrogarsi la vincita nei mondiali. È stato un bene, perché che c'entrano i politici italiani con una squadra di calcio che vince? Però forse volevano arrogarsi la sconfitta, chissà. Poi che altro ho visto? Non so, succedono cose incredibili. I politici parlano, 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 non risolvono un cazzo e poi ritornano a parlare come se nulla fosse, senza soluzione di continuità. Però in effetti qualcosa non torna. Assumono posture distinte, distinte esternazioni, distinte dichiarazioni, cioè sono dei voltagabbana. Dicono tutto il contrario di tutto. Si oppongono, si alleano, si oppongono. Adesso com'è la storia? Domiciliari a Berlusconi. Vabbè, vorrà dire che rimarrà nel geriatrico. Tanto quando gli hanno imposto i lavori comunitari, hanno fatto vedere in un video girato col cellulare da un giornalista che più che lavorare nel geriatrico vi assisteva come paziente, perché si è seduto a guardare la televisione e diceva delle battutacce degli anziani lì, e stava in vestaglia, quindi pensa che infermiere, si riposava lui, si riposava. Adesso gli daranno i domiciliari, si radicherà il domicilio o la residenza nel geriatrico, e allora farà gli arresti e servito e atteso nel geriatrico. Pensa un po', che bella la giustizia italiana. Ti condannano e diventi paziente del geriatrico, ti ricondannano e poi vai a casa agli arresti domiciliari e vai al geriatrico per giocare a briscola e fare la merenda.
Pensa un po' te. Che castigo severo che gli daranno per la faccenda di Ruby Rubacuori, che una ragazza minorenne si fa chiamare Ruby Rubacuori, tu pensi che è la nipote di Mubarak? Non ho parole e se le avessi me le risparmierei perché poi quelli di YouTube mi censurano e poi magari mi cancellano il canale. Invece io non ho parole, non le voglio avere. Anzi, ne ho fin troppe, però chi se ne frega. Pensa che roba. Va a fare lavori comunitari, li assiste come paziente, perché anche ha l'età. Poi altre condanne, arresti domiciliari. Magari se vuole rimanere nel geriatrico a farsi assistere e prende il domicilio nel geriatrico e va il fine di settimana, gli altri giorni resta in casa. Pensa, l'importante è che gli diano l'interdizione dalla politica. Tanto qua fino adesso non se n'è andato dalla politica. Ci rimane per i suoi deliri. Ma più forti sono quelli che lo continuano a seguire. A chi stanno seguendo? Boh. I misteri, misteri d'Italia. Non mi ricordo come si chiamava quello che faceva Blu Notte. Che investighi un po' in questi misteri d'Italia, misteri psicologici. Veramente. Sono allibito. Poi, Travaglio Marco, giusto tu? Allora, non lo vuoi un collaboratore per il tuo fatto quotidiano? Beh, qua c'è Sant'Enciana, che magari è il nuovo Indro Montanelli. Hai visto che l'ho detto bene questa volta? Non ho detto Idro, Indro Montanelli, Indro, Idro, Idrovolante. Il collega di Indro Montanelli era idrovolante. Io potrei essere il nuovo Indro Montanelli. E tu, ti perdi un redattore così per il tuo fatto quotidiano. Che irresponsabile. Dai, chiamami che collaboro. Soprattutto, per 10.000 euro al mese io sono pure disposto a collaborare. Potrebbe essere di più, però vabbè. Va bene, uguaglio. Che altro dire? Che nella settimana ho fatto dei video, ma devo programmare altra programmazione. Perché ho tante cose da dire, ma le devo mettere in ordine e poi devo trovare la maniera di fare un buon video, non a cazzo di cane, così. E quindi. Che altro vi potrei dire? Che le notizie sono una merda, le guardo ogni giorno ma mi fanno cagare, forse le guardo per quello, perché dopo mangiato guardo il telegiornale e poi vado al bagno. Grazie per seguirmi in tanti, grazie per seguirmi tante volte, aumentano le visioni del canale di 300 al giorno, però se volete fare in Common Creative video con me, fate dei video, metteteli in Common Creative, poi io li userò per creare i miei video. Vi lascio senza più nulla da dirvi, il vostro Capitan Sant'Enciana. Mi raccomando, fate clic nei banner pubblicitari. Io ieri ho fatto un video, l'altro ieri anche, oggi forse ne farò un altro e domani pure, chissà. Ciao, grazie molte e a presto.
Per domani sono annunciate piogge, come dice il proverbio. Cielo a pecorelle, vento e pioggia a cacarelle. Perché per me è che non è giusto dire pioggia a catinelle, perché le pecorelle fanno cagatelle, non catinelle. Quello sarà quando pisciano, ma le pecorelle fanno cagatelle. Quindi cielo e pioggia a cagatelle quando c'è le nuvole a pecorelle.